Bruce Lee and I, Bruce Lee ed io, anche noto con titoli anglofoni quali Bruce Lee, His Last Days, His Last Nights, che era il titolo americano, i suoi ultimi giorni, le sue ultime notti, o anche I Love You Bruce Lee, o anche Bruce Lee, His Last Days, noto in Italia come Bruce Lee ed io, chiaramente da non confondersi, lo dico perché hanno lo stesso titolo, con la copertina di questo libro di Bay Logan, dove, che ha lo stesso titolo, dove Bay Logan con grande modestia accosta il nome di Bruce Lee al suo, mettendosi anche sulla stessa copertina, sia pure come ombra, ma era invece un film diretto nel 1975 dal regista hongkongese Luoma, americanizzato col nome John Lo. Luoma era un regista di filmetti di Kung Fu non particolarmente eccezionali, ma neanche troppo brutti, cioè abbastanza divertenti, come il più tardo Bruce Lee Lotta dei Titani, Five Super Fighters, che era invece, a dispetto del titolo italiano, un divertente Kung Fu comico alla Jackie Chan. Era un regista, diciamo, tuttofare, con coreografie di combattimenti di due ottimi stuntman, Tong Gai, collaboratore di Liu Xiaoliang, e Yuen Woo-ping, che più tardi lancerà Jackie Chan nei suoi film Snake in the Eagle's Shadow e Drunken Master, scritto da due sceneggiatori, insomma due mestieranti, ma curiosamente questo film, prodotto dagli Shaw Brothers, e coprodotto, cioè gli Shaw Brothers, i numeri uno dell'Asia, e coprodotto dalla stessa B&B Film Company, dietro la quale altri non c'era se non Betty Timpei, o Betty Timpui, o Timpui come la chiamava il pubblico locale in cantonese, grande attrice, grande star del cinema hongkongese di quegli anni. In breve, la storia è sostanzialmente più che la biografia di Bruce Lee, è la storia di Betty. Si apre con Betty e Bruce che si rotolano in un letto più o meno nel periodo in cui lui morì. Poi continua con Betty che racconta la sua storia a un barista, che inizia quando lei era una solitaria studentessa che si innamorò di Bruce Lee vedendone i manifesti, che campeggiavano nei cinema. Poi incontra Bruce, gli chiede anche l'autografo insieme ad altre ragazzine. Lui la salva, come effettivamente avvenuto nella realtà, dall'essere picchiata una notte in un nightclub, e le dà un po' di soldi per aiutarla. Musica di Joseph Kooh, tra l'altro, lo stesso che aveva musicato i film di Bruce Lee. E il film era sostanzialmente un resoconto abbastanza accurato, va detto, della storia d'amore. È una cronaca di un amore annunciato, ossia la giovane studentessa virginale ed inesperta che si innamora della irraggiungibile star, ma che poi riesce a raggiungere, e quindi c'è questo amore impossibile e anche doloroso, perché poi lui è già sposato e inoltre lui è un po' lunatico, tendente alle droghe, all'alcol, agli eccessi, alla violenza, manesco, come tutte le grandi star, un personaggio altamente contraddittorio, è un ritratto toccante, pieno di pathos, che nel 1976 ebbe un grande successo internazionale. E bisogna dire che fra tutti i film post mortem sul piccolo drago, questo è il più aderente, è il più non veritiero, ma che più si avvicina. Merito soprattutto dell'interpretazione di Betty, che nel ruolo di se stessa dà una prestazione di toccante sensibilità. Merito dell'interpretazione di Danny Lee Siouxsien, che anni dopo diventerà famosissimo nei film di John Woo come The Killer. Merito della regia misurata di Luoma, che evita di puntare il dito sugli aspetti scandalistici e si concentra più sull'aspetto umano, per cui la povera Betty, accusata da tutti, sospettata per la morte di Bruce, inseguita da dei picchiatori, da dei teppisti, da quei luridi infami che all'epoca si riversarono nelle strade di Hong Kong perché volevano la verità, che è un'offesa, un oltraggio, insomma, esigere una cosa così. Lei poi viene salvata da un barista che stende gli aggressori,
distende gli aggressori e spiega loro che Bruce Lee è morto per un male al cervello e quindi lei poverina nulla c'entra. Barista peraltro interpretato dal notissimo caratterista coreano di Stanza Hong Kong, James Nam, che ricordiamo in film peggiori di questo, cioè in film veramente brutti come 5 dita di violenza o come i fantastici piccoli Superman o come il pessimo I 13 figli del Drago Verde. Insomma, con questo film cinema di Hong Kong si scrolla di dosso con un sol colpo tutto il vecchiume che lo aveva fino a quel momento caratterizzato e sale alla ribalta internazionale. Il film viene presentato trionfalmente al Festival di Cannes del 1976 nel corso di una serata in cui, come vedete, il ritratto di Betty giganteggiava sulla piazza antistante e Betty Timpei e Danny Lee Chiu-Hsien vincono rispettivamente. Come vedete in questa foto, Betty mentre ritira la Coppa Volpi come miglior attrice e Danny Lee Chiu-Hsien, il regista Luo Ma, non l'avevo riconosciuto per via degli occhiali, che ritira il leone d'oro come miglior regista. E il film ha un grande successo internazionale, recensioni lusinghiere in Francia, in America, in Italia, eccetera. È non un capolavoro, ma è veramente la migliore, diciamo così, agiografia. Vi consiglio di recuperarlo in DVD, doppiato in italiano, si trova stesso doppiaggio dell'epoca, e ebbe recensioni unanimi di grandi elogi e superlativi. L'unico che ebbe da ridire fu questo signore qui, ma poiché era morto non venne tenuto in gran considerazione.